cosa a coglione. E non ho il... Andiamo a vedere qua. Allora... Mettiamo... Abbiamo analizzato a fondo questo circuito nel simulatore, ma non c'è paragone con i dati reali. Ricorda che le prestazioni della vettura cambiano in base alle condizioni della pista, quindi i tuoi punti di riferimento potrebbero non essere gli stessi. Vai. 7-11. Anteriore 7. Anteriore. Posteriore 11. Trasmissione 50 e sotto 60. No, 50 e sotto 60. Dai. 50. Ottime previsioni. Avremo tempo asciutto per l'intera sessione. Sotto 60. Geometria della sospensione. Meno 2,5. Sotto meno 1. Sì. Sotto 0,05. Ok, la pista è libera al momento. Possiamo andare. È 0,2. 0,20, credo. Sì. Sospensioni anteriori 9. Questo che mi parla ogni tanto. Posteriori 6. Anteriori barra stabilizzatore. Front anti rollio. Avanti rollio barra. Vai. 3. Perché non te lo metti in italiano? Barra stabilizzatrice posteriore 1. Altezza anteriore 3. Posteriore sotto 5. Freni 78. 7 o frontale 54. Sgomme 22,2. Posteriore 20,7. Qui siamo in Francia, giusto? Sì. Alla fine di questa sessione dovremo restituire due treni di gomme, quelli più consumati, quindi ci conviene sfruttarli al massimo. Questo però vuol dire che non saranno disponibili per il resto del weekend, quindi non consumare troppo quelli che potrebbero servirti più avanti. Mettilo sempre dove c'è il trattino vuoto. Canada col K è bellissimo. Allora. Apporteremo i cambiamenti che hai richiesto. La pista deve ancora gommarsi. Cerca di mantenere un basso profilo per un paio di giri.
cazzo. Bene, voglio solamente ricordarti di tenere d'occhio la temperatura delle gomme. Puoi monitorarla dal DMF. Noi registriamo la temperatura della gomma interna e della superficie esterna. Otterrai delle prestazioni ottimali quando sono entrambe alla giusta temperatura. La temperatura superficiale tende a fluttuare più rapidamente, quindi effettua qualche giro guardando i dati per prenderci la mano. Insomma, ti temperà prima il circuito. Manco io lo conosco bene, di merda. Sì, adesso me lo ricordo. Chi è? Presa male quella gomma. Qua c'è l'ingresso del box. Vedete, a ogni volta devo dire queste cose. Con l'ultimo giro hai guadagnato il terzo posto. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri.
Oh cazzo, sbagliato. Siamo a corto di carburante, devi tornare ai box entro un paio di giri al massimo. Vieni ai box in questo giro, box in questo giro. Quando guidi con aiuto ai box disattivato, devi fare attenzione alla velocità di ingresso nella corsia dei box. Se raggiungi la linea del limitatore troppo velocemente, riceverai una penalità. Tieni d'occhio gli avvisi sullo schermo che indicano la velocità obiettivo e la distanza dalla linea del limitatore. Visto che stai rientrando, vado un attimo in bagno. Aspettami, non usci, aspetta. Giro finora è 1 minuto 41,5. Siamo decimi nel punto più veloce, 305,4 km orari.
basta guardare i tempi. Com'è sto circuito? Ciò e vediamo, io esco bella la pista, io porto giù il microfono, ma non cazzo di ventilatore, che ne so. Non dà più la respirazione, allontana il microfono dalla bocca. Sta lontano. Ah, credo che sia il ventilatore. Setup va bene? Ah, ho sbagliato il secondo. Fiato. Minchia, è andato quasi. Forse un po' d'ala. Sono le gomme che soffrono. Giro. Ah, sbagliato. Te come bianche andavano meglio. Staff, auto pronta a uscire. Thank you.
ore e mezza proprio, però mi sembra troppo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Non sono io quello, eh? Rientra ai box in questo giro. Non so perché, ma mancano 20 minuti alla fine delle qualifiche. Passata un'ora, no. 90 minuti l'hai messo. Ah, 90 minuti l'ho messo. Ci sono passati? Cioè, cazzo.
vostro miglior giro finora è 1.39,0. Mamma, che c'ho uscito da sto box. Aia, dame. Benzina grassa, ers massa. Siamo 19esimi nel punto più veloce, 315,7 km orari. In razi tedeschi. Rimani in attesa.
abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Vieni ai box in questo giro, box in questo giro. Allora, hai fatto il primo intertempo a un decimo da me. E il secondo, aspetta, parla. Il secondo lo stesso, un decimo, il terzo a un secondo. E migliora nel terzo.
usciamo con gomma rossa, vai. Quando c'è quella curva stretta, quella S, anticipala di parecchio. Ti troverai meglio nell'uscita. Controlli ultimati a tutto lo staff, auto in uscita. Quella dopo il lungo rettilineo. Fa guadagnare un casino di fa guadagnare. Thank you.
Per pochi millesimi non arrivavi sicuro. Sì, guarda, 20 centesimi. Avanza. Perché qua dicono 18 giri? Sono 9 giri. Che cazzo!
serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Riserva di carburante. Successo, scivolato. Settore l'hai fatto meglio tu, vedi? Due decimi nel primo settore, due decimi nel secondo settore, e nel settore terzo settore hai guadagnato tu due decimi. Sì. Finora il nostro miglior giro è 1.36,0. Siamo ventesimi nel punto più veloce, 324,6 km orari. Le previsioni sono buone, danno tempo asciutto per tutta la sessione. Sei in box? Sì, sì, sono in... aspetto gli ultimi 4 minuti, poi esco. Appunto, a bagno ci vado io, eh.
Siamo ventesimi nel punto più veloce, 324,6 km orari. Il team ha impiegato molte ore a preparare la vettura per questo weekend. Ripaghiamo i ragazzi con una bella prestazione. Siamo ventesimi nel punto più veloce, 324,6 km orari. Allora? Allora che? Come va? Se tappa come male, sei secondo. Guarda la tabella dei tempi, no? Sì, 0,178 di stato. Sono 2,2 decimi, niente di che, roba che si può recuperare. Vediamo come la pista ci sta. Il gente non è no per il momento. Entriamo in pista uscendo libera. Vediamo un po' se sta rosa entra pure. Usciamo, dai, usciamo adesso.
dash. Primo intermedio, merda. Minchia, ha fatto lui il primo settore rosso, 5 decimi più basso. Porca puttana, gli altri due settori recuperano una meraviglia, recuperato. Cioè, ho sbagliato una mezza curva all'inizio. Finora il nostro miglior giro è 1 minuto 36. La curva prima dei box e l'ultima curva dopo è la curva dopo il rettilineo. Non c'è più tempo per uscire, eh. Siamo ventesimi nel punto più veloce, 324,6 km orari. Alla fine non davo 3 decimi in più sul secondo giro. Sono pronto, quando vuoi tu. Sì, sto migliorando la strategia. Vabbè.
Mai. Ma come collisione con Gasly? La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. I ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS è disponibile da adesso.
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Stai staccando la vettura che ti segue. Guadagni un secondo a giro. Continua così. Aggiornamento al volo sulle gomme. Per ora sono a posto, ma iniziano a consumarsi. Se non l'hai avvertito ancora, lo farai presto. Fa attenzione. La finestra del pit stop si è aperta. Dietro di te è più veloce, guadagna un secondo a giro. Ricorda di entrare ai box in questo giro. Tieni d'occhio quanto dista la linea di limite di velocità all'ingresso della corsia dei box e fai attenzione a non superare il limite.
dare gas. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. Dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. La vettura dietro di te monta gomme morbide. No! Attenzione, attenzione! Bandiera verde. Una volta. Il distacco da quella dietro è 6,5 secondi. Mi sono tredicesimo. L'ho buttato fuori pure a me. E dai, ancora collisione. L'attacco è 3,6 secondi.
Uffa! Splendido, bella mossa. No, ma vaffanculo, mi ha agganciato una ruota. Non è possibile. Ok. Mi avete fatto incazzare. Ok, via libera. Hammer time. La trappola. Ah, ma sono preso il tuo compagno di squadra, non con te. Vanno proprio in rettilineo. Che cazzo, un'altra volta! Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Bandiera verde. Vabbè. Avete rotto un porcazzo tutti quanti, eh?
passare qua, oh. No! Rientriamo in questo giro. Fermati ai box. Esci ora. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima.
il sorpasso. Una troia ancora. Carburante a posto, lo stai gestendo molto bene. Fanculo! Che bastardi ogni volta, oh! Vaffanculo, porca cazzo! No, ho sbagliato.
rotta il cazzo. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 14,8 secondi. Porco. Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Come cazzo sono combattivi, oh! No, vabbè. Dai, un'altra botta su.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Ma vaffanculo! E so 4! E vaffanculo! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Distacco dal tuo compagno dietro di te è 30,8 secondi.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Sei nella top 10. Picchia come riacciso. Sei all'ultimo giro. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sono fortunato. Mi sono girato prima. Io 5 volte mi sono girato. Affan. No, vado pure le penalità. Erano forti, una troia, in curva tu li inseguivi, si spostavano per non farti sorperare. Ma che passava? Tutti quei tappi che mi hanno sempre messo. Quei tappi? Li mettono davanti da tappo. Ah sì, quello sì. No, ma io ho dovuto anticipare moltissimo la seconda sosta. Perché hai tagliato? Appena volta che vinco hai tagliato pure. Mortacci. No, non ho tagliato. Mortacci. Non ho toccato niente, guarda. Ho preso 6 secondi di penalità. No.
fatto pure il miglior giro, fatto. Vabbè, avanza, andiamo. Qui dove sta sulle palle. Questo è un altro video rompicoglioni. Vedi la classifica adesso? Tu c'hai 26 punti e io ce n'ho 2. Ma faccio cazzo. È perché arriva prima su 25. Chi arriva secondo 18, terzo 15, e quarto tu. 26 invece di 25? 26 perché hai fatto anche il giro veloce. Il giro veloce conta un punto. Ah, ok. Aspetta un attimo. Ah, sì, la safety car, perché non... Ah, sì, sa. Sa la... Vado? Vai. Gran Bretagna. Vedi che non l'hai modificato il tempo delle prove libere. Ah, infatti. Non lo so perché. Vabbè, comunque dai, ma va bene, un'ora e mezza. Aspetta, ma. Fammi vedere prima se l'ho. Il mio. Ricorda che il segreto per gestire la vettura è tutto nel trasferimento del peso. Carica. Quando freni, il baricentro si sposta in avanti. Quando acceleri, torna indietro. Quando curvi va verso l'esterno, più carico su ogni gomma equivale a maggiore aderenza. Vacci piano con i comandi per distribuire il peso in maniera fluida. Allora. Gran Bretagna. Mercedes. Ottime previsioni, avremo tempo asciutto per l'intera sessione. Ma perché? Dice Gran Bretagna. British. Macchine in pista, potresti uscire adesso. Ora. Ok, vai. 4 e 5. Okay. Acceleratore, versione acceleratore. Allora, 65 e 80. Volevo solo ricordarti di tenere d'occhio il consumo delle gomme. Dobbiamo restituire 2 treni al termine di questa sessione, quindi non saranno disponibili per il meno resto due del e mezzo. Weekend. Restituiremo i 2 treni più consumati, quindi non rovinare le gomme di cui potresti aver bisogno più tardi. Meno uno. Sì. 005. Sì. 02. Sospensioni 4 sopra 4 sì. Posteriori 4 i primi due sono 4 anteriori
barra stabilizzatrice al 3. Uno. Barra stabilizzatrice. Un appunto sulle gomme. Ricordati che dobbiamo restituire i due treni più consumati al termine di questa sessione. A quel punto non le potremmo usare più, quindi fai attenzione a come e quando le usi. Quattro. E non sprecare gomme che potresti voler usare dopo. Qua. 4 e 4? Sì, 4 e 4, sai meno, eh? Pressione freni. 79. Bilanciamento frenata frontale. 52. 52. Sgomme. 23 e 8. Posteriore. 21 e 9. Ok. Spingere troppo per adesso, l'asfalto è ancora verde e deve colmarsi. Cerca di mantenere un passo gara prudente per i primi due giri. Appena thank you.
bel giro, passi al terzo posto. C'è Marco Gallo. Ciao. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Tutto da capire subito. Rientra ai box in questo giro. Quando guidi con aiuto ai box disattivato, devi fare attenzione alla velocità di ingresso nella corsia dei box. Se raggiungi la linea del limitatore troppo velocemente, riceverai una penalità. Tieni d'occhio gli avvisi sullo schermo che indicano la velocità obiettivo e la distanza dalla linea del limitatore. Come nessuna una connessione di... Fa. Come non esiste? Il nostro miglior giro finora è 1:37,8. Controlli ultimati a tutto lo staff auto in uscita. Ricavato da un vecchio aeroporto.
Siamo a corto di carburante. Devi tornare ai box entro un paio di giri al massimo. Vieni ai box in questo giro. Box in questo giro. Connessione stem interrotta. Ma sei tu che devi unirti a me. E come si fa? Allora, stai nel gioco? Sì. Degli ok, ok, va bene. Allora l'ha fatto pure a te, non solo a me. Ok. Steam, non so se sia tornato, ma penso... Aspetta, sì, sei tornato. Ok. Adesso fai shift e tab, quello vicino alla... Shift e tab. Alt, no. No, connessione a stem interrotta pure a me. Niente, conviene, a questo punto non mi posso unire a niente, niente. Riprova a connetterti. Come cazzo, eh? Pure a me l'ha fatto. È Steam. Fai riprova a connetterti. Io intanto ricreo. Ok, stiamo facendo terra. Tanto vado al bagno. Ma a me sta ancora attivato il gioco. Sì, ma non è come se fossi col gioco aperto e basta. Allora esco allora. Sì.